Karate Kid è stato un film innovativo, uscito nel 2010 come remake del cult del 1984. Non è comune trovare un remake che riesca a eguagliare l'originale, ma questo film ci è riuscito. Con un cast di rilievo, tra cui Jaden Smith e Jackie Chan, il film racconta la storia di Dre Parker, che si trasferisce in Cina con sua madre e viene addestrato dal signor Han nel karate. La loro amicizia cresce mentre affrontano sfide personali e Dre trionfa in una competizione nazionale di karate. Il film ha ispirato molti nuovi artisti marziali e ha avviato le carriere di molti attori. Ora vedremo cosa fanno oggi. Luke Carberry. Un attore americano che al momento della sua partecipazione a Karate Kid aveva trascorso gran parte della sua vita in Cina. Carberry, nato nel 1996 negli Stati Uniti, si trasferì in Cina con la famiglia all'età di 5 anni. Studiò alla Western Academy di Pechino per 12 anni, a partire dal 2002 fino alla sua laurea nel 2014. Durante questo periodo si specializzò in cinese mandarino. Fu proprio questo background che lo portò a essere scelto per il ruolo di Harry, l'unico amico americano di Dre nel film. Luke ha lasciato un'impressione notevole in Karate Kid, dimostrando grande talento nel suo ruolo. Tuttavia, da allora, ha avuto poche opportunità a Hollywood. La sua pagina su IMDb elenca solo il film Karate Kid e una serie televisiva basata sulla pellicola. Nonostante ciò, sembra che Luke abbia una grande passione per i viaggi, come si evince dai suoi profili sui social media che documentano le sue numerose avventure. Anche se non sappiamo molto della sua vita attuale, speriamo che stia facendo bene. Yi Zhao. Un altro attore che ha brillato nel suo ruolo nonostante il breve tempo sullo schermo è Yi Zhao, che ha interpretato Zhang in Karate Kid. Zhang, che funge da bullo nel film, è amico di Cheng, il principale antagonista. Cheng è il leader della banda e Zhang si limita a seguire il suo esempio. Yi Zhao è nato in Cina a maggio del 1996 e fin da giovane ha sviluppato una grande passione per le arti marziali, dedicandosi con impegno a questo campo. Oltre alla recitazione, ha acquisito notevole competenza nelle arti marziali, il che gli ha permesso di integrare facilmente queste competenze nel suo ruolo in Karate Kid. Prima di diventare noto per Karate Kid, Yi aveva già recitato in The King of Wrestlers, un film del 2005 diretto da James Jim Siha che trattava un tema simile. Finora, The King of Wrestlers e Karate Kid sono stati i suoi unici lavori di recitazione. Come Luke Carberry, anche Yi sembra mantenere un profilo discreto lontano dai riflettori di Hollywood, ma continua a essere attivamente coinvolto nelle arti marziali. Chissà, potrebbe essere diventato una figura di spicco all'estero. Shijia Lu. Aveva solo 11 anni quando interpretò il ruolo di Liang in Karate Kid. Nato a marzo del 1995, Shijia sviluppò presto una passione per le arti marziali, una caratteristica comune tra molti attori cinesi. Nonostante il tempo limitato sullo schermo, il suo personaggio ha avuto un impatto significativo, infliggendo danni a Dre nella competizione finale di karate, seguendo gli ordini del suo maestro. Il maestro Li voleva che Dre fosse distrutto, e Leng ha fatto esattamente questo. Dopo le sue scene in Karate Kid, Shijia Lu ha continuato a lavorare in alcune produzioni. Ha recitato in Go Away Mr. Tamur, una produzione cinese, e ha lavorato come stuntman in Skip Trace del 2016 e in The Foreigner del 2007, entrambi con Jackie Chan. Se è riuscito a impressionare Jackie Chan, le sue abilità come stuntman devono essere eccellenti. Potremo presto vederlo esibirsi in spettacoli di scherma o anche partecipare alle Olimpiadi. Wen Wen Han. Ogni Karate Kid ha bisogno di un interesse amoroso e nel film l'interesse di Dre è rappresentato da Mei Ying, una ragazza che incontra in Cina dopo essersi trasferito lì. Questo ruolo è stato interpretato da Wen Wen Han, un'attrice cinese, ballerina e musicista, nata ad agosto del 1995. Cresciuta in Cina, Wen Wen ha studiato e sviluppato una passione per la recitazione e le arti performative.
Tuttavia, come ha dichiarato lei stessa, era più attratta dalla danza e dal violino rispetto alla recitazione. Nonostante ciò, ha risposto alla chiamata del grande schermo. Fluente in cinese mandarino e inglese, Wen Wen aveva già guadagnato una certa notorietà come giovane attrice emergente in Cina, avendo recitato in una serie televisiva del 2007 prima di ottenere il ruolo in Karate Kid. Dopo Karate Kid, Wen Wen ha scelto di rimanere discreta e lontana dai riflettori, partecipando solo a due ruoli minori che non hanno ricevuto molta attenzione. Rong Guang-yu, noto anche come Ringo Yu, ha interpretato il ruolo del maestro Li in Karate Kid. Il maestro Li, con il suo sguardo minaccioso, è stato uno dei personaggi più intriganti del film, emettendo un forte carisma da antagonista. Nato a Pechino nel 1958, Yu è uno degli attori cinesi più celebri e ha una carriera che abbraccia oltre 100 ruoli dal 1985. Oltre alla recitazione, ha lavorato anche come regista, produttore e sceneggiatore, dimostrando grande versatilità nel cinema. Dopo anni di recitazione in produzioni locali, ha ottenuto un grande successo nel 1993 con Iron Monkey, un film che lo ha lanciato sulla scena internazionale. Ha recitato in diversi film con Jackie Chan come New Police Story e The Myth. Anche se molti dei suoi lavori sono focalizzati sul mercato cinese, sarebbe sorprendente se non avesse ricevuto importanti riconoscimenti, dato il suo intenso ritmo di lavoro. Zhen Wei Wang ha avuto il difficile compito di interpretare un cattivo in Karate Kid. Nel ruolo di Cheng è stato il principale antagonista del film, opponendosi a Dre sia nel karate che nel cuore di Mei Ying. Considerando il successo del film, Zhen Wei ha sicuramente fatto un ottimo lavoro. La sua interpretazione di Cheng è stata notevole e le sue abilità nelle arti marziali hanno contribuito a questo. È evidente quanto fosse abile quando sconfiggeva avversari con facilità o dominava Dre in combattimento, nonostante Dre fosse ancora inesperto. Nato nell'ottobre del 1995 in un importante centro industriale cinese, Zhen Wei si iscrisse alla Beijing Amateur Sports School all'età di 14 anni, sviluppando una passione per le arti marziali. Suo padre lo inviò alla scuola per migliorare la sua salute. Dopo aver proseguito gli studi a Pechino, Zhen Wei ha scoperto anche una passione per la recitazione e gli stunt. Dopo Karate Kid, è apparso in altri film come Kung Fu Yoga, Iron Mask e Vanguard, e ha lavorato come stunt performer in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. A 27 anni, continua a dimostrare le sue capacità e ha già due film previsti per il prossimo anno. Jackie Chan. È difficile trovare qualcosa di nuovo da dire su di lui. Jackie Chan è uno dei più grandi attori e artisti marziali della nostra era, attivo nell'industria dell'intrattenimento fin dagli anni 60. Con oltre 150 film all'attivo, 60 crediti come produttore e numerosi ruoli come stuntman, ha vissuto e fatto di tutto. In Karate Kid, Jackie ha interpretato Mr. Han, il cuore emotivo del film. Ha mostrato un personaggio profondamente segnato dalla vita, ma che trova nuova gioia grazie all'incontro con Dre. Nonostante l'età, Jackie ha dimostrato ancora abilità straordinarie nelle arti marziali. Nato a Hong Kong nel 1954, ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 1916 e ha ottenuto fama internazionale con film come Fist of Fury e Enter the Dragon. Negli anni 90 è diventato una star globale e ha avuto ulteriori successi con Rush Hour e Shanghai Noon. Anche se ora ha ridotto la sua attività di recitazione, il suo status come grande attore è consolidato, con oltre 2 miliardi e 100 milioni di dollari incassati in Cina e 2 miliardi e 400 milioni negli Stati Uniti e Canada. Taraji P. Henson ha interpretato Sherry Parker, la madre di Dre, in Karate Kid, offrendo una performance eccezionale che ha risaltato tra gli altri attori. Nata nel 1990 a Washington DC, è stata attiva a Hollywood fin dagli anni 90, sebbene inizialmente con ruoli minori e in serie TV come Sister Sister e ER.
La sua grande occasione è arrivata nel 2001 con il film Baby Boy e nel 2005 con Hustle and Flow, dove ha anche debuttato come cantante. Il film ha ottenuto 2 nomination agli Academy Awards e una vittoria. Nel 2008 la sua partecipazione a The Curious Case of Benjamin Button le è valsa una nomination agli Academy Awards. Dopo Karate Kid, ha continuato a ottenere successo con film e serie come Empire e Hidden Figures. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui un SAG Award e un Golden Globe. Jaden Smith. Interpretando il protagonista Dre in Karate Kid, è un giovane talento della recitazione. Figlio di 2 celebrità, Will Smith e Jada Pinkett Smith, Jaden ha avuto una carriera precoce, iniziando a recitare già nel 2006 con suo padre in The Pursuit of Happiness. Nel 2007 ha ricevuto il premio per la performance rivelazione agli MTV Movie Awards e ha continuato a brillare in film come The Day the Earth Stood Still nel 2008. Tuttavia, è diventato famoso a livello globale grazie a Karate Kid, dove aveva solo 11 anni. Nonostante la sua carriera successiva non abbia avuto lo stesso impatto, Jaden ha trovato successo nella musica, iniziando a rap e cantare a 10 anni e pubblicando l'album di debutto Sear nel 2017. Il singolo Icon è stato un grande successo e l'album successivo Eris è arrivato al 12° posto nella Billboard Hot 200. Jaden ha anche una linea di moda e ha cofondato Just Water, un'iniziativa per il filtraggio dell'acqua. La sua carriera continua a evolversi in vari ambiti, mantenendo viva la sua notorietà. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!